Mentre il nuovo governo è in incubazione, l'esecutivo vara la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Nelle previsioni per il prossimo anno la crescita scende allo 0,7% rispetto al 2,4% del rilevamento della scorsa primavera. La manovra vera e propria verrà poi scritta dal nuovo governo in piena collaborazione per una transizione senza scosse, ma da Palazzo Chigi anche la smentita ricostruzione di stampa per le quali Draghi avrebbe sancito un patto con la Meloni e ne sarebbe diventato garante in Europa. Ma occhi puntati anche alla formazione del governo. Oggi alla Camera l'atteso faccia a faccia, il primo dopo il voto, di circa un'ora tra Meloni e Salvini, all'uscita bocche cucite. Una nota congiunta poi spiega che si è trattato di un colloquio svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti, ma nessuno sembra nascondere le difficoltà nella scelta dei ministri e soprattutto sul futuro ruolo di Salvini nel governo. Problemi anche nel centro-sinistra dopo il passo indietro di Letta e la corsa alle candidature per il prossimo congresso. Oggi lungo colloquio in un bar a due passi dalla Camera tra Bersani e il vice segretario del PD Provenzano. Per tutti quelli che si ritengono di sinistra, pensare di risolvere il problema che si è aperto, di risolvere solo in casa, sarebbe una stupidaggine. Non facciamoci il pane in casa, per favore.